Milano Motor Show. Ottava edizione, ciao ragazzi, ciao a tutti. Stiamo raggruppando sempre di più persone e questo mi rincuora tantissimo. È stato complicato e impegnativo, immagino, riuscire a farlo con tutte le normative anti-Covid che ci sono. Ci sono tante normative, ma come detto prima, basta volerlo. E noi l'abbiamo fatto. Eccoci qua, siamo a sabato sera ed è l'ottavo Busano Motor Show. Proseguirà il prossimo anno perché è una manifestazione che ormai è consolidata nel territorio. Sì, allora in questi momenti ci sta chiamando parecchi team per partecipare al Busano Motor Show e diciamo che è bello così perché adesso sono emozionato ragazzi e lo faccio in diretta, sono emozionato. Allora, il Busano Motor Show è nato da un sogno, da un gioco e alla fine, come potete ben vedere, non c'è bisogno di dire niente. E la Regione Piemonte appoggia e sostiene questa bella iniziativa? La Regione Piemonte col Consiglio regionale approva e sostiene col patrocinio questa manifestazione, ma sostiene una manifestazione che è d'esempio per tutto il canavese, per il sistema organizzativo che ha. Una persona come Francesco riesce a raggruppare più persone, più associazioni per mettere in sicurezza la ripartenza delle manifestazioni in generale in canavese. È la prima giornata che si parte per il nostro territorio con una grande manifestazione. Questo è un onore per noi che rappresentiamo un'istituzione, ma deve essere un onore per il comune di Busano, ma per tutto il canavese. Grande Francesco, grazie da parte di tutti noi per l'impegno che metti, ma prima di tutto che non ti stanchi mai di promuovere ogni anno un'iniziativa come questa. Quest'anno, come l'anno scorso, diciamo che il particolare era l'emergenza Covid, la sicurezza, e tu non ti hai spaventato e sei andato avanti. Sei la forza di tutti noi, sei la forza del canavese. Grazie Francesco. Io volevo prolungarmi un attimino, volevo ringraziare anche il mio amico non presente. Ci sono state un po' di polemiche, c'è stato un po' di cose che non sono andate tanto bene. Il nostro sindaco si è ammalato di Covid e automaticamente non riesco a averlo qua, però lui col cuore è qua con noi. Ragazzi, lo dico veramente col cuore, lui col cuore è con noi. L'abbiamo sentito prima per telefono e ha dimostrato che col cuore è qua con noi. Grazie di cuore, amico mio, Gian Battistino Chiono.